Benvenuti in questo nuovo video di Allevamento Levante. Oggi vi voglio dare una ricetta che io uso per i canarini quando nascono i piccolini. È una ricetta facile da preparare, molto veloce. Gli ingredienti che, come vedete, sono sul banco, sono molto facili da reperire. E ho notato che con questa ricetta i miei canarini, quando sono appena nati, crescono bene e anche in fretta, e quindi riescono a lasciare il nido dopo appena 20-22 giorni. Passiamo adesso agli ingredienti. Per prima cosa, la ricetta base di couscous. Il couscous si trova ormai in ogni supermercato, è il semolino di grano duro opportunamente lavorato. Si lavora con acqua calda, l'acqua del rubinetto. Poi abbiamo un uovo sodo e del miele, qualsiasi miele va bene. Allora, cominciamo col dire che il couscous viene oggi usato da molti allevatori, soprattutto nella fase riproduttiva. I valori, diciamo, percentuali medi sono proteine il 16%, i carboidrati il 60% e un 4% di grassi. Sono presenti anche le vitamina E e la vitamina B. Abbiamo inoltre dei minerali come il calcio, il fosforo, il ferro, il manganese e il rame. Quindi è un alimento completo. Ora vediamo come si prepara questa ricetta. Per un uovo sodo, poi se volete farne di più aumentate le dosi, di meno diminuite. Per un uovo sodo io ho preso 5 cucchiai da tavola di couscous, così più o meno. Cominciamo a prendere l'acqua calda, la versiamo piano piano nel composto e cominciamo a girare. Questo per far sì che così i chicchi, la semola di couscous, a contatto con l'acqua si cominciano a gonfiare, si ingrossano, e così i nostri canarini potranno più facilmente mangiarlo. Mettiamo ancora un po', vedete, non è che ce ne vuole tanta, giusto? Più state lì ad aggiungere acqua piano piano, se no viene un brodo, e a girare, e più lui diventa più grosso e quindi aumenta anche di volume e rende anche di più, vedete? Adesso avete visto che è molto, dovrebbe venire così. A questo punto prendiamo l'uovo sodo, a noi serve il rosso, cioè il tuorlo dell'uovo, lo mettiamo dentro. L'albume, che sarebbe il bianco, è ricco di proteine, non si butta via, glielo si dà a parte. Io poi faccio le ciotole, glielo spezzo un pochino e lo metto nelle varie ciotole, e a loro piace tanto. A questo punto spezzettiamo anche il rosso dell'uovo, lo spezzettiamo bene. Chiaramente questo pastone, per così dire, non è che deve sostituire l'alimentazione, glielo potete dare in qualsiasi punto dell'anno, però mettete sempre i semi, un altro pastone, questo io lo darei in più. I miei canarini ne vanno ghiotti, non ne lasciano niente. Poi fatemi sapere, se mai, se decidete di provare questa ricetta, com'è andata a voi. Vedete, dovete spezzettarlo un po' per amalgamare l'uovo con il couscous, e a questo punto direi che può andare bene. Tanto io poi girerò ancora, ma per farvi vedere. Poi prendiamo il miele, prendiamo un cucchiaino scarso, non tanto, che il miele, oltre ad amalgamare il tutto, lo rende più appetibile. Non esagerate, perché il miele, diciamo, fa fare le feci un po' più abbondanti, diciamo, e quindi troppo non andrebbe bene. Ecco, adesso giriamo il tutto, e oggi vi ho dato un mio segreto,
non è da tutti gli allevatori dare, insomma, delle ricette, ce ne sono anche altre, ma questa ve la voglio far provare un po' per la particolarità del couscous e un po' perché è una ricetta proprio completa e ho notato che appunto i miei piccoli crescono in maniera veloce. Ecco, questo è il risultato. Possiamo anche mettere l'uovo dentro. Quindi, cari amici, fatemi sapere com'è andata, se vi è piaciuto i vostri canarini. Fatemi sapere qualcosa, lasciate i commenti, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!